La Fondazione Carispac e l'Associazione Casa delle Culture hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare la seconda fase del progetto di promozione territoriale Itinerari Divini, sostenuta dalla Fondazione Carispac e patrocinata dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Il progetto è stato selezionato dal concorso di idee per la realizzazione di progetti innovativi nel settore e nel turismo esperienziale nella provincia dell'Aquila, realizzato dalla Fondazione Carispac per il tramite della società strumentale Fondacqua. Durante l'incontro è stato presentato il blog Antiche Terre del Vino, cuore del progetto, uno spazio virtuale in cui parlare del vino sarà occasione e pretesto per incontrare e promuovere la storia, l'arte, il paesaggio, il territorio della zona. Per quanto riguarda la Valle Peligna, la Valle del Tirino, nella culla del Monte Pulciano d'Abruzzo e Cerasuola. Assieme ai vinicoltori del territorio hanno partecipato alla presentazione della fase operativa del progetto il presidente della Fondazione Carispac, Domenico Taglieri, e la presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone. Un progetto, ne abbiamo finanziati 14, stiamo ripreparando il bando attraverso la società di scopo che è Fondacqua, perché abbiamo avuto una grande partecipazione. Tra l'altro ci siamo attivati per fare anche i corsi di formazione che stiamo facendo, adesso li stiamo facendo in videoconferenza, ma poi li faremo sicuramente in presenza per attrezzare sempre di più anche i tour operator e anche i giovani che vogliono dedicare la propria attività a questo tipo di turismo. Quindi un turismo diverso, un turismo preparato, un turismo nel quale il cittadino, il turista partecipa. Un'iniziativa molto importante perché si parla di turismo e di, diciamo, comunque di cultura del vino e di tutto quello che può essere appunto queste tematiche in maniera, se vogliamo, strutturata, in maniera pragmatica, e quindi ecco, la Camera in questo senso ha voluto appoggiare con la sua vicinanza perché riteniamo appunto che queste iniziative così importanti debbano avere il contributo camerali in qualche modo. Pensato di, diciamo, di valorizzare questa risorsa del nostro territorio, una risorsa che è già valorizzata, ma noi vogliamo ulteriormente dargli dei contenuti anche di carattere culturale, perché rivendichiamo, lo diceva già Ovidio, rivendichiamo l'antichità di queste terre, della coltivazione della vita in queste terre. Questa antichità è la nostra distinzione, ciò che distingue questo territorio dagli altri, ed è un elemento che è importantissimo, perché potrebbe indurre i visitatori a venire proprio per conoscere i luoghi dove vengono realizzati questi vini, le cantine dei nostri produttori. Questi luoghi sono al momento la Valle Peligna e la Valle del Tirino, che rientrano diciamo, nell'ambito più generale delle terre aquilane. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo particolare tratto distintivo delle nostre terre e del nostro prodotto.